Buonasera signore e signori, sono Esci88, benvenuti con la parte numero 34. Mi sono spostato per tutta la poltrona e sto agitando le braccia in aria come Johnny Crick. Per fare questa intro riprendiamo verso la Via Vittoria. E allora, Metang ha pochissimo per evolversi, quindi andremo a affrontare qualche Pokémon selvatico. E mi ero fermato qua praticamente, in questa casettina dove c'è una signora che cura i Pokémon, ecco, quindi se volete curarvi i Pokémon dopo un allenamento con la signora ve lo farà. Ve lo farà. Che cosa? Comunque sia. Un Buzel, grande Buzel, nerd. Usiamo gli psichico perché. Bravo, genera un turbine. Ho bisogno di far evolvere il nostro Shizzo. Bravo, wow. Che attaccone. Perfetto, ancora. No, mi servono più punti esperienza. Mi servono più punti esperienza. Là c'è un'allenatrice, mi sembra di averla già sfidata. Quando non registravo perché volevo far evolvere Shizuo, ma non si è voluto. Quindi ho detto vabbè, lo farò evolvere dopo. Oh, perfetto, abbiamo da affrontare questo allenatore perché appunto, inizieremo la scalata verso la Lega Pokémon, quindi la Via Vittoria. Un Emolga, attenzione, incredibile, proprio lui. Usiamo gli psichico. Ovviamente psichico è una mossa che è molto utile, ma in questo caso non ha fatto niente. Bene, perfetto, inverti volte di Emolga. Toglie ovviamente di più, di me, vabbè. Jellicent, perfetto, questa cosa mi rallegra molto. Allora, vediamo un po' chi potrei mettere. Andiamo Jellicent, ovviamente. Beh. Chi mai potrebbe andare verso Idropompa? Oh, lui non può. Funesto Vento, attenzione, vediamo un po'. Sciagura è. Vabbè, è più veloce di me. Vediamo Funesto Vento quanto gli toglie. Insomma. Forse gli ho tolto un pochino più io, ma lui è più veloce. E beh, poi ovviamente fa un brutto colpo. È ovvio, vabbè, ma andiamo a Capitano Kid, su. Tanto se no non. Cioè ci si sta 20.000 anni. Usiamo fulmine. Suoni fulmine 7. Perfetto. Capitano Kid sale a livello 51. E Shizuo sale a livello 51 pure lui. E Emolga. Mua. Mandiamo Nami, va. Che con Nami non si sbaglia mai. Allora, vediamo un po', Che cosa utilizzeremo? Lanciafiamme? Oppure tipo Undacalda, Rogodenti, perché io sono proprio furbo, ora vedi se mi paralizza. Lo abbiamo bruciato, ovviamente. Quindi perirai sotto il bruciore della tua scottatura. Perfetto, quindi Nami salirà anche a livello 53, ovviamente. Grande. Emiliano. Oh, abbiamo l'evoluzione di Shizuo, attenzione, incredibile, dopo due partite, dopo due catture, dopo due passi, Shizuo si è già evoluto. È un'ora che sta a girare quel coso. Shabang! Guardate che spettacolo! Metagross! Sì, grandissimo. Andiamo a vedere immediatamente le statistiche di Metagross. Allora, 163 di attacco fisico, 138 di difesa, attacco speciale. La velocità, ovviamente. Non fa. Che cosa abilità c'ha? Le sue statistiche non possono essere ridotte. Vabbè, già che non sono molto. No, vabbè. Gli attacchi fisici sono alti. Però vorrei togliere iperraggio. Gli vorrei insegnare. Perché, tipo, mi ricordo che uno forte di Metagross, magari dovrebbe avere. Nel nostro caso ci sono una mossa e poi psico. Una mossa che ha una precedenza. Una elettrica. Una terra, però non abbiamo. Vediamo un po'. Gelo raggio, giusto? Io devo insegnare gelo raggio. Però non può apprenderla. Psico. Scusate, ma mi era andato di traverso qualcosa. Idrovampata, coda drago, falso finale, raggio scosso, acrobazia. Acrobazia, no, non può impararla. Che non credo. Umbrartigli, quasi quasi lo faccio imparare. Se ce la facciamo, ovviamente. E non è capace, ovviamente. Non ha degli artigli grossi come dei cosi. Non puoi prenderla. Battiterra toglie troppo poco. Fossa. Anche Fossa potrei togliere, Vabbè, intanto per ora lasciamolo così, vai. E poi vedremo un po'. Allora, a questo punto dovremmo allenare
Gelicent, che è quello che è a livello un po' più basso rispetto agli altri. Quindi riprendiamo. Aspetta, usare un altro repellente. Vai su, vai di qua. Vai di qua. Oh, un grande. No, non voglio usare Surf. Voglio parlare con questo signore barbuto e grasso. Yuhu! Signore! Ha due Pokémon, ovviamente saranno un Piloswine. Mi ricordo, mi sembra che forse con Surf gli potremmo togliere abbastanza. Vediamo un po' se ho ragione, eh. Esatto, perché è super efficace. Quanti abbiamo. Ci ha dato la metà quasi di punti esperienza. Usiamo un altro Surf su Probopass. Ovviamente resiste. Poi sono uno spettro io. Per quale motivo non mi ha preso con Geoforza? Non ha senso, non ha. Vabbè. 4317, ma grandissimo. Io direi anche di dare ai Pokémon il Fortune nuovo. Così almeno si. Facciamo ancora più velocemente dei livelli. Allora, Fortune nuovo, dov'è? E dopo Veleno Aculeo, pezzo stella. Ce l'ha qualcuno allora? Qualcuno ha per caso il Fortunuovo? Prendi. Ah, ce l'aveva Jellicent. Che spettacolo. Che burlone che sono. Bene, glielo ridiamo allora. Lui intanto prosegue la sua marcia. Un'altra allenatrice. Io direi di andare prima a sinistra. Abbiamo visto dell'erba alta. Magari ci può essere qualche strumento. Perché io qua giù non ci sono mai arrivato come cose. Come locazione. Quindi, allora, se io uso geloraggio. Baldiali, mamma mia. Scusate. Orca troia. Un altro. Un altro starnuto. E che cosa sei allora? Oddio. Andiamo a Capitano Kid. E usiamo Fulmine. Vento in coda. Ovviamente avranno la precedenza quindi ad attaccare. Ma con Fulmine ovviamente no. Allora, Galvantula. Che cavolo. Ah sì, quel ragno. Mandiamo Flygon. Che con Flygon. Va tutto bene. Sarà il livello anche 52 adesso. Non riescono a mangiare le bacche per l'agitazione. Wow. Come sei pro. Vabbè. Ovviamente. Io non so come mai. Mi tolgono un sacco i nemici. Cioè, è una cosa pazzesca. Uffa. Cioè, in due attacchi mi ha tolto metà della vita. La difesa speciale ovviamente cala. Segno raggio di nuovo. E va benissimo. Benissimo. Mandiamo Inox. Proprio felicissimo mi rende, questa cosa. Mi rende felicissimo. Vediamo qua da drago. Ovviamente agilità più veloce. Un ragno di un serpente è più veloce. Ma dove? Ma dove? Non esiste. Cioè, ci ha distrutto tre Pokémon. Bene, perfetto. Riprendiamo. Sono andato a curare la squadra perché altrimenti. Allora, qua. Aspetta. Allora, andiamo qua giù prima. C'è uno strumento. Che palle, però, dai. Oddio. Oh, al 56. Ma che cosa sei, Dio buono? Ti sconfigo tutta la vita. Io ce lo raggio. Ho bisogno dei tuoi punti esperienza. Oh cazzo, sono a raggio, è dopo. Fughiamo. Via che è meglio. Allora, ciao. Come ti chiami? Un altro allenatore. E poi prenderemo uno strumento. Allora, ho bisogno delle MT di terremoto, in tutti i modi. Terremoto, poi. Boh, penso io con terremoto. Geloraggio ce l'ho contro. Pokémon tipo. Devo fare una lista prima di iniziare di combattere contro quelli della Lega. Per vedere un po' le debolezze che appunto ho come team e quale potrei fare. Usa Zuffo. Ma che palle però, dai. Poi
Ma lo vedi? Ma non può, non è possibile. Ti toglie 10.000 cose. Dai, ma. Mamma mia. Ma come si fa, ragazzi? 1.353 e basta? Come si fa? Cioè, con una zuffa così ci tritano la squadra. Ma il problema è che abbiamo una squadra abbastanza lenta come roster. Nel senso, alcuni sono lentissimi, altri sono dei fenomeni. Beh, che abbiamo Nami. E non mi riesce più passare da qua. Perfetto, andiamo qua su. Là c'è uno strumento e non mi dire che bisogna usare taglio perché guarda. Ok. Non voglio usare taglio. Oh, attenzione. Pezzo stella, perfetto. Abbiamo fatto 10.000 km per prendere un pezzo di stella. Pezzo stella, un altro. E un pezzo stella, un ferro. Beh. Pensavo, sì. Pensavo un altro pezzo stella perché veramente sarebbe stato la causa della fine di questa guida. Ok, giriamo a destra. Qua giù c'è un'allenatrice. Prima di andare alla via di vittoria. Bene, quindi l'abbiamo trovata. È questa. Chi ha? Un Floatzel. Ok. Grande bomber. Ci vorrebbe che Jellicent imparasse tipo tuono o robaccia del genere. Sai che spettacolo. Sarei molto contento. Floatzel probabilmente non avrà mosse di tipo. Cioè, avrà soltanto mosse tipo acqua perché, boh. Se no mi avrebbe attaccato. Presumo un attacco di Jellicent. Bene, mi fa salire tutte le statistiche. Floatzel usa agilità, non mi ha attaccato, quindi probabilmente avrà tutte mosse tipo acqua. E mi si aumentano di nuovo le statistiche. Attenzione, Jellicent si sta dopando, quindi sta ancora crescendo. 4.308. Lucario, qui non cambiamo perché abbiamo tutte le statistiche aumentate. Usiamo Surf, è anche più veloce di Lucario. Di pochissimo. E usiamo un altro Surf. A questo punto e via Jellicent a livello 52. Perfetto. Ok, dammi una bacca. Tu mi dai sempre le bacche. Bacca cedro. Ok, grazie. Ormai la via vittoria è un passo davanti a te. Grazie. Là ci vuole taglio e io non ce l'ho. Qua su che c'è? Ci deve essere qualcosa qui. Niente, non c'è niente. Poi andiamo a destra, vediamo un po', non c'è niente nemmeno a destra. Non ho voglia di prendere il coso, tanto non ci sarà niente. Esatto, usiamo un altro repellente. Tu. Ma che è? Oltre a questa strada chiamata Via Vittoria si trova la Lega Pokémon. Far lottare Pokémon significa anche fare soffrire, ma almeno così pensavo, ma adesso devo ammettere che questa riflessione è troppo riduttiva. Le lotte di Pokémon non sono soltanto una questione di chi vince e chi perde, c'è dell'altro. Tu e il tuo Pokémon insieme al tuo avversario Pokémon. Ciò che mi chiama amico Lecce, non è. Ora tieni questa per te. La nuova vettura, alcuni boss si possono raggiungere solo con cascata. La MN05 è cascata. Perfetto. A questo punto io la insegnerò a Jellicent cascata. Poi tanto la cosa di Geloraggio ce l'ho di già, cioè gliela posso rinsegnare. Elimino coso. A parte che potrei togliere anche acqua di sale, almeno. Cioè non è che mi serva proprio di tanto, vai. Cosa dalle palle. Bene, casco. Che cos'è? Medaglia base. Ah, questi vi rivino una medaglia. Arsenico. Scarabeo. Ah, guarda, c'è le medaglie, non l'avevo visto. Volt. Sisma. Jet, leggenda, onda, perfetto, abbiamo preso tutte. Che cos'è? I cancelli di Mordor sono questi, ma c'è il Signore degli Anelli dietro. 2, 3, i pilastri cadono. Strano, io quando ho fatto l'esame alle superiori non c'era una cosa del genere. Un centro Pokémon spettacolo questo. Bellissimo. Allora. Ok. Prenderò cura della tua squadra. Intanto c'è questo professore, ora ci parlo. Voglio vedere se mi può. Cioè. Un premio. Maratoneta. Aspetta, un altro premio da darti. Ta-da! Come si è successo? Ta-da! Ritrovo strumenti. Aspetta. Ta-da! Aspetta.
Cioè, ci si sta 2 giorni, non me ne frega niente. Allora, tu non mi dai niente. Tu che mi dai? Non me ne frega. Allora, salve. Mi servono innanzitutto, io prenderei le ricariche totali 5 e siamo a posto. Poi mi servono i repellenti max 8 e siamo a posto. E poi ti venderò. Allora, no, sono di qua. Allora, la pepita, una. Poi la grande perla, due. Allora, pezzo stella, 4. Mamma mia, quante. Pietra solare è mia. Ok, basta. A questo punto basta, non me ne frega più niente. Ciao, cosa vendi? Tutte Pokéball che ho. Non me ne frega niente. Ciao, stronzo. Allora, qua che cosa c'è? Uno strumento e... Come si fa a prenderlo? Ah, ecco, è un... Sì, usiamolo. È un labirinzio. Non ci... Aspetta, fammi vedere se questa... Nero pietra! La nero pietra serviva per far evolvere Duskull in Dusclops, mi sembra. O era... Boh, non mi ricordo. Mi sembra c'era qualcosa che serviva. Scrivetelo nei commenti, per favore, a che cosa serviva la nero pietra. Mi sembra che era per quello, però... Mi vorrei sbagliare. Un altro pezzo stella, grandissimo. La potremmo chiamare pezzo stella questa parte. Vai giù, per favore. Troviamo un pipi su. Che bello. Queste cose mi inorgogliscono. Non c'è nient'altro qui. A sinistra abbiamo altri strumenti oppure non c'è niente. Sì. No. E no, non c'è niente. Perfetto. Allora, entriamo nella Lega Pokémon. Vediamo quanto è... Il tempo di registrazione 17 minuti, altri 3 minuti. E poi potremo anche staccare. Wow, rovine tipo romane. Un tempio questo. Facciamo piano piano, vorrei smontare qualcosa. Scherzo. Ah, perfetto, affronteremo questa allenatrice. E poi a questo punto e si può anche staccare, che la parte l'è finita. Allora, e tu? Chi ti ha accompagnato fino a qui? I miei Pokémon, i miei iscritti, che ringrazio, che saluto. E Drifblim a livello 55. Qui gli avversari iniziano a farsi abbastanza tossini. Vediamo il gelo raggio. Oh, usiamo cascata, palla ombra. Porca maiala. Vabbè. Scoppio, ma che è? Scoppio. Claydol, no, allora qui dobbiamo catturare, sì, catturare, curare Jellicent immediatamente. Tanto le iperpozioni, cioè, meglio la ricarica totale, almeno si cosa anche direttamente i problemi di stato. Geo, no, Cosmo Forza, ecco. Diamogli Surf. Diamogli cascata, vediamo un po' se magari... mi ricordo se ha più fisico Jellicent, mi sembra più speciale, però non mi vorrei sbagliare. Eh sì, più speciale. Poi sta usando Cosmo Forza a rota. Super efficace, brutto colpo. 4614 punti esperienza. Idropompa. Idropompa sarebbe buono, ma 5 praticamente mosse. E poi ha 80, 85, 80 di precisione. Quindi non è molto precisa come mossa. Quindi qua c'è un sasso. Forza e lo buttiamo giù in quel buco, credo. 2. Wow. Perfetto. Fatto bene allora a insegnare forza a Capitano Kid. A questo punto io vi do l'appuntamento alla prossima parte perché è importantissima. Faremo tutta la via Vittoria. Questa è la storia di Vacca Vittoria. Morta la vacca, finita la storia. Non so se ve l'avesse mai detto nessuno. Esatto. Quindi, come al solito, vi dico: votate, commentate ed iscrivetevi. Che cosa c'è qui dentro? Niente. Ok, quindi alla prossima. Ci vediamo. Ciao ragazzi.